Italia lo scorso anno sono stati registrati 36.000 nuovi casi di tumore alla prostata. Si tratta della neoplasia più frequente negli uomini tra i 50 e i 70 anni. Cosa dovrebbe portare a pensare che ci possa essere un tumore alla prostata e quali esami eseguire per diagnosticarla? Ne parliamo con il dottor Antonio Celia, direttore dell'UOC di Urologia dell'ospedale San Bassiano, in occasione dell'evento realizzato con il supporto non condizionante di Astellas, in cui è stata ufficializzata la certificazione di qualità con standard internazionale ISO 9001 per il PDTA della USL 7 Pedemontana. Dottor Celia, quali sono i campanelli di allarme di tumore alla prostata? Il tumore alla prostata può presentarsi con diverse modalità cliniche. Può essere presente un disturbo della fase di svuotamento vescicale, quindi con difficoltà a svuotare la vescica, alzarsi la notte, avere una sensazione di completo svuotamento, a volte aumentare la frequenza diurna. A questi sintomi spesso si accompagnano degli esami di laboratorio che può chiedere il medico di medicina generale oppure richiedere una visita urologica proprio come primo approccio. L'urologo diventa a questo punto la prima figura professionale a cui si rivolge il paziente. Dopodiché avviamo una serie di accertamenti, quale la ricerca del PSA, che viene considerato uno dei marcatori per questa neoplasia, e una serie di accertamenti che vanno a valutare la qualità funzionale proprio della fase menzionale. Insieme a questo chiediamo una valutazione ecografica che ci dà la possibilità di avere un iniziale inquadramento clinico, dopodiché avviamo delle successive fasi di indagine qualora ci fossero ulteriori sospetti. Diventa anche un momento fondamentale l'esplorazione rettale, che è un esame clinico che va a valutare la forma, la consistenza della prostata, poiché non esiste un vero marcatore di questa patologia, ma una serie di elementi costituiscono quindi un quadro clinico che poi può essere approfondito con ulteriori indagini. Dopo il sospetto clinico, quali esami vanno richiesti per la conferma diagnostica? Una volta che abbiamo eseguito questa prima fase di valutazione clinica, abbiamo dei pazienti che possono avere un sospetto di essere affetti da questa patologia. Quindi si avvieranno una seconda fase di accertamenti. Verrà eseguita come primo impatto una valutazione con uno studio per immagini, la risonanza magnetica multiparametrica, che negli ultimi anni ci ha dimostrato di avere delle qualità aggiuntive rispetto agli esami standard precedentemente richiesti, quali l'ecografia, la risonanza standard o la TAC. La risonanza magnetica multiparametrica ha un valore assolutamente di grandissima qualità in quest'ambito, e successivamente viene eseguita una biopsia prostatica, oggi non più considerata come quella precedente una biopsia casuale, ma mirata nei punti in cui la risonanza magnetica ci ha dato un sospetto. La risonanza magnetica non fa diagnosi, questa è una puntualizzazione importante, ma ci dà solo un sospetto clinico. La biopsia rappresenta l'unico elemento di chiarezza che dimostra se un paziente è affetto da neoplasia oppure no. Esistono dei casi in cui abbiamo valore di PSA elevatissimo, un'esplorazione rettale chiaramente e francamente positiva. Queste sono eccezioni in cui i pazienti hanno sicuramente una patologia neoplastica e dove la dimostrazione istologica è solo ed esclusivamente una conferma di una evidenza clinica già dimostrata. Nell'ambito della multidisciplinarietà richiesta dal PDTA, che ruolo occupa l'urologo? Come dicevo prima, quando il paziente non sta bene oppure deve fare degli approfondimenti, la prima figura professionale è quella dell'urologo, che da sempre storicamente si occupa della salute dell'uomo e in particolare in quest'ambito del tumore della prostata. L'urologo è colui che prende per mano in questa fase iniziale il paziente, lo accompagna nel percorso della diagnosi, lo accompagna nella fase di valutazione su qual è eventualmente l'approccio terapeutico migliore insieme alle altre discipline. Ecco qui il ruolo del team multidisciplinare, si discute del caso clinico, dopodiché si fa una scelta condizionata da diversi elementi che ci aiuteranno a proporre al paziente la cura e la modalità di cura migliore, dopodiché lo seguirà nel tempo anche per il suo follow-up.